Dalla scuola al territorio, dall'approfondimento di tematiche di grande attualità alla scoperta di storie e tradizioni, sono quattro gli appuntamenti itineranti del campus Algeri Marino, Istituto di Istruzione Superiore di Casoli, che hanno per tema economia circolare, idee e visione sociale tra valori e scelte strategiche. La Summer School, realizzata come interprogetto tra l'iniziativa dei patti di comunità e del piano estate, permette agli studenti di svolgere percorsi per competenze trasversali e per l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. Il primo appuntamento si è svolto a Casoli, sede della scuola, ed importanti relatori hanno affrontato il tema della transizione energetica ed ecologica. La giornata ha previsto anche la visita guidata al campo di internamento e al Palazzo Tilli. Il secondo appuntamento si è svolto tra Gesso Palena e Montenero Domo ed ha puntato l'attenzione sulle aree protette, con il coinvolgimento tra gli altri del Parco della Maiella e di Legambiente, con visita al borgo di Gesso Palena e all'area archeologica di Iuvanum. Oggi, il terzo incontro previsto nel pomeriggio a Fara San Martino, si parlerà di industria e tecnologia, con aziende locali interessanti sia dal punto di vista di elaborazione di prodotti naturali che di trasformazione di materiali come pastifici ed industria meccanica. Parteciperà anche l'economista Leonardo Becchetti. Costanza Cavaliere, dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale di Casoli, Algeri Marino. Una giornata nell'ambito di questo Summer School, una giornata dedicata all'economia circolare, con importanti relatori, un segnale importante da dare ai giovani. Un segnale importante da dare ai giovani, mi permetto di dire, ma anche di costruzione di relazioni, o meglio di consolidamento con diverse componenti del territorio. Perché noi siamo consapevoli che nella formazione dei giovani la scuola non è l'unica, diciamo, responsabile o l'unico luogo dove si realizza formazione, ma questa formazione ha agganci con la realtà soltanto quando i saperi sono vissuti in maniera concreta, in maniera da poter essere ritrovati prima di tutto nel contesto di appartenenza e poi più in generale della nazionalità o della mondialità. Quindi Summer School è centrata sull'economia circolare perché è un tema di assoluta attualità, sia per quanto riguarda l'emergenza ambientale, sia per quanto riguarda l'emergenza della salute, della qualità di vita e soprattutto anche in un territorio come la nostra regione Abruzzo, emergenza economica in tutti i sensi, con attenzione alle risorse mettere al centro, insomma, della idea, dell'innovazione di tipo produttivo e da riscoprire e salvaguardare con una consegna che noi idealmente in una summer school come questa facciamo idealmente ai nostri giovani. La Summer School si concluderà il 5 agosto con due seminari ad Altino e Rocca Scalegna. I temi saranno quelli dell'agricoltura, il turismo, la cultura e l'artigianato.